Buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione del 18° anno accademico 2021-2022 della Scuola Superiore dell'Università di Udine, l'Istituto di Eccellenza dell'Ateneo. Brevemente, il programma prevede i saluti istituzionali, le relazioni di apertura dell'anno accademico, l'intervento dell'illustre ospite, la consegna dei diplomi agli allievi che hanno concluso il percorso di studi negli ultimi 3 anni accademici, la chiusura della cerimonia con l'orchestra e il coro dell'Università. Iniziamo con i saluti, la parola al Rettore dell'Università di Udine, Roberto Pintoni. Beh, innanzitutto, buongiorno a tutti, benvenuti. E si ritorna, almeno in parte, naturalmente, a fare una cerimonia di inaugurazioni in presenza, cosa che è molto bello e apprezzato, apprezzabile, tanto più in una edificio come questo, che ha visto varie iniziative ed è stata spesso gremita di gente per attività in cui l'università e naturalmente tutti gli enti che hanno partecipato hanno potuto dare un contributo importante anche di divulgativo. Oggi inauguriamo, è il 18° anno, compie insomma 18 anni e diventa maggiorenne la scuola superiore della nostra università. È una cosa importante perché in realtà il progetto nacque molto, molto prima, nel 93, quindi parliamo quasi 30 anni, e poi ha preso avvio decisivo e definitivo nel 2004. In questi anni è cresciuto, ma come vedrete, sentirete anche nelle altre presentazioni del direttore della scuola, e ha lo scopo di fornire agli studenti che si iscrivono una formazione superiore, un po' allargata, un extra large rispetto a quella che è nei corsi curricolari. Questa è la dicitura classica e che potremmo dire assodata, quella che potete trovare nelle guide, però è molto di più. In realtà chi si iscrive alla scuola superiore passa una selezione, questo per carità, anche questo può sembrare una cosa semplice, ma in realtà sì, per le proprie competenze, ma in realtà la cosa più importante è che la selezione è fatta sulla base della curiosità, la voglia di interagire e di mettersi alla prova e affrontando anche temi, tematiche che non sono necessariamente quelli riportati nelle guide scolastiche. Quindi, da questo punto di vista noi lo consideriamo un percorso di eccellenza, perché evidentemente è sfidante per chi lo segue, per chi lo fa, per chi lo sostiene. E quello che è importante poi è anche che chi crea questa struttura, chi la sostiene, chi ne fa parte, diventa parte di una comunità. Direi che forse per noi è un motivo di vanto il avere la scuola superiore, perché è un laboratorio. Un laboratorio di cervelli, se volete, che non fuggono, anzi forse rimangono in un ambito che cerchiamo ristretto, poi fuggiranno e troveranno, spiccheranno il volo nell'attività lavorativa e nelle loro affermazioni di carriera, ma si crea una vera e propria interazione fra i docenti, gli studenti e tutti gli altri che partecipano anche alla formulazione del programma di studio. Ecco, e questa è una cosa importante. La terza è che, ma i programmi sono già definiti, sì, certo, ogni studente si iscrive alla sua materia, alla sua facoltà, come si diceva una volta, al suo percorso di studio, e dovrà anche farlo con un certo rendimento. Io non so se abbiamo qualcuno che si è laureato con meno di 110 lode, fino adesso nessuno. E non li regaliamo i voti, ecco, dico subito, per evitare che ci siano delle idee malsane, ma significa che c'è ovviamente la formazione che segue i corsi curricolari. Ma quello che è importante è che vengono poi formulati degli altri percorsi aggiuntivi e che affrontano tematiche interdisciplinari. Adesso può essere una parola diventata di moda e forse anche abusata, però tenete presente che magari 18 anni fa non era così,
Non è un caso che, per esempio, qualche anno fa, qui nell'ultimo degli eventi che si chiamava I Magnifici Incontri, si stilò un documento sulla sostenibilità. Decidemmo di farlo qui non solo perché è un bel posto, ma anche perché questa è la sede della scuola superiore. E questo è molto importante. Naturalmente è un enclave di studiosi eccellenti? No, non questo, perché l'importante è che tutto quello che si faccia sia anche patrimonio del territorio. Lo è a tal punto che il territorio ci crede, per esempio le istituzioni, la regione, la nostra regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, cioè tutti coloro che la sostengono dall'inizio convintamente perché ritengono che questo sia un patrimonio culturale del territorio. E quindi è chiaro che i temi che vengono affrontati e il modo con cui vengono affrontati, le persone che vengono portate a discuterne sono di interesse comune, come lo dovrebbe essere la cultura. Quindi da questo punto di vista è con orgoglio che si arriva al 18° anno e passata l'adolescenza inquieta si va verso una maturità che si spera sempre più consolidata nell'ambito dell'Ateneo, i rapporti con i dipartimenti che nutrono, cioè non c'è solo didattica, c'è la ricerca, il trasferimento tecnologico, la terza missione, questo ambito e poi naturalmente la possibilità di allargare sempre di più la preparazione di questi nostri studenti che diventeranno veri e propri ambasciatori di ciò che imparano e degli ambiti di cui e le materie di cui si troveranno a discutere. Come ogni anno, finché si poteva, naturalmente ci saranno, come sentirete, relazioni di coloro che sono all'interno dello staff. Io per questo ringrazio il direttore, per esempio, della Scuola Superiore, il professor Policriti. C'è anche con noi il professor Tabarroni, che anche lui compie gli anni oggi, non 18, mi spiace dirlo. C'è una parte accumulativa, diciamo, che è piuttosto importante, ma questo fa parte dell'esperienza ed è lui anche responsabile, fra l'altro, di un'iniziativa molto bella che si chiama I Lincei per la Scuola, dove la scuola superiore è una parte integrante della formazione degli insegnanti, un aspetto che per noi è fondamentale, il rapporto naturalmente con la scuola è imprescindibile, siamo parte di una filiera alla fine formativa. E poi ci saranno gli altri interventi, ne cito solo uno, dell'ambasciatore Ravaglia, che oltre ad essere presidente del Collegio del Mondo Unito è stata anche ambasciatrice, credo, in Polonia in anni pre-crollo del muro. Sì, però insomma, ecco, ha vissuto anche esperienze che oggi sono di grande attualità. Insomma, oggi è la giornata, non è solo il primo giorno di primavera, il compleanno di Tabarroni, ma è la giornata dell'inclusione, per esempio, o delle vittime innocenti di un'altra guerra terribile che è la mafia e la lotta alla mafia. Quindi io credo che in questo senso oggi una primavera dell'Ateneo, una primavera della scuola superiore sia la giornata più adatta per festeggiare insieme a tutti voi. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi e ovviamente le autorità che sono qui schierate per portare il loro messaggio, il loro contributo per essere qui a festeggiare con noi l'inaugurazione dell'anno accademico. Certo, un po' tardino rispetto a quando è partito l'anno accademico, però insomma la situazione purtroppo ci ha costretto a dilazionare per arrivare a questo bel appuntamento. Ci sarà però anche la consegna dei diplomi ai nostri studenti degli ultimi due anni, se non ricordo male, tre anni accademici, e quindi anche questo è un momento di condivisione di un traguardo finalmente raggiunto. Quindi buon divertimento, deve essere una sorta di divertimento comune, e grazie per essere qui ancora. Grazie al Rettore, ora l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Elisabetta Marioni. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito il magnifico Rettore dell'Università di Udine, professor Roberto Pinton, e anche il Direttore della Scuola Superiore,
professor Alberto Policriti. Io porto il saluto del sindaco onorevole Pietro Fontanini, della giunta, di tutta l'amministrazione comunale. Saluto anche tutte le autorità presenti, i docenti della scuola superiore e gli allievi presenti. La Scuola Superiore dell'Università di Udine è un istituto di eccellenza che offre una formazione, come è già stato detto dal Rettore, di tipo interdisciplinare, che dà grandi opportunità a questi studenti proprio per affrontare poi attività di ricerca, prestigiose carriere anche nel campo accademico ed anche nel campo professionale. Ma un aspetto veramente importante e interessante è quello che la scuola superiore è soprattutto una comunità in cui si confrontano i docenti e allievi in modo costante e sicuramente molto proficuo, molto più proficuo rispetto ai corsi tradizionali di tipo accademico. E questo è veramente un valore aggiunto, e la scuola superiore rappresenta non solo un fiore all'occhiello per l'Università di Udine, ma anche motivo di vanto e di prestigio per la città di Udine e del territorio. È frequentata da allievi che provengono da diverse parti d'Italia e oltretutto è ospitata in questo prestigioso edificio che un tempo è stata la sede del collegio di Toppo Wasserman, che è stata un'importante istituzione dal punto di vista appunto dell'istruzione e dell'educazione nella storia della città di Udine. Nei giorni scorsi ho avuto modo di vedere qualche video girato da ex studenti e sono veramente rimasta colpita dall'entusiasmo che hanno manifestato nel rivolgersi naturalmente ai nuovi studenti, perché erano dei video promozionali. Un grande entusiasmo che dipende proprio dal fatto che la Scuola Superiore dell'Università di Udine le ha dato veramente molto dal punto di vista, diciamo, non solo dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle conoscenze, vero? Ma anche dal punto di vista della formazione. E questo è davvero molto importante. Io auguro veramente di cuore ai nuovi studenti che affrontino questo percorso di studio con lo stesso entusiasmo rispetto che hanno manifestato i loro predecessori, e che naturalmente gli studenti che si sono poi diplomati oggi riceveranno il diploma abbiano una luminosa carriera nel loro campo professionale, accademico e della ricerca. Mi auguro anche che quelli che si dedicheranno alla ricerca lo possano fare in Italia, perché purtroppo noi viviamo questo dramma della mancanza di fondi per la ricerca e naturalmente molti dei nostri cervelli migliori poi se ne devono andare all'estero. Quindi io faccio i miei auguri di buon studio a tutti gli studenti qui presenti, tanti auguri di affermazione agli studenti diplomati e tanti auguri di buon lavoro ai docenti. Grazie a tutti. Grazie. Ora il direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio, l'ARDIS, Pierpaolo Olla. Buongiorno a tutti, ringrazio a titolo personale perché mi sento onorato di rappresentare ARDIS in questa importante occasione. ARDIS, ovviamente porto i saluti anche a nome dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio. ARDIS è l'ente strumentale, ARDIS Friuli Venezia Giulia, l'ente strumentale con cui la Regione Friuli Venezia Giulia realizza tutte le iniziative e gli interventi nel campo del diritto allo studio. Il nostro interlocutore tradizionale e storico sono sempre stati gli studenti universitari e del post-universitario, cioè dell'alta formazione. Dal 2021
a seguito dell'introduzione di una modifica legislativa, insomma, noi siamo diventati l'unico soggetto attuatore nel campo della regione, nel campo del diritto allo studio. Quindi curiamo tutta la filiera del diritto allo studio e seguiamo quindi la formazione e l'istruzione dei nostri giovani, delle giovani generazioni su tutto il territorio regionale. Quindi questo che credo sia un buon auspicio e un meritorio incarico e compito che l'Agenzia regionale, che mi pregio di rappresentare, svolge a favore della nostra comunità. Ovviamente l'interlocutore e gli interlocutori, anzi, privilegiati di Ardis restano comunque gli Atenei, con i quali noi lavoriamo e collaboriamo per cercare sempre di avviare interventi e azioni che siano volte a finalizzare, a migliorare il campo del diritto allo studio, soprattutto i servizi a favore del diritto allo studio degli studenti, per far sì che quindi il nostro territorio e la nostra capacità a livello regionale diventi un'attrattiva per gli studenti che magari possono essere interessati a venire a formarsi e a studiare all'interno del nostro territorio regionale, perché qui sanno che trovano servizi di qualità e altamente qualificanti. Con l'Università di Udine abbiamo in atto una convenzione che prevede quindi il sostegno della scuola superiore. È una convenzione che si rivolge quindi ad avviare e a sostenere quindi progetti e azioni nel campo del miglioramento del diritto allo studio degli studenti che frequentano la scuola superiore. Mi ha incuriosito leggere nel sito della scuola superiore che la cosa un po' ci accomuna, perché noi Ardis ci occupiamo degli studenti meritevoli. Voi, oltre che noi abbiamo gli studenti bisognosi, voi avete gli studenti che hanno invece sono dotati di una particolare spiccata curiosità intellettuale. Io credo che questo aspetto delle curiosità sia l'elemento fondamentale, cioè il fatto che distingue il fatto di cercare di capire e di guardare in avanti, e credo che questo sia, soprattutto in questo momento, sia post-Covid, sia anche nel contesto politico attuale, sia quello che ci permetterà di continuare a sperare che sempre in avanti ci sia un futuro migliore per tutti quanti, e soprattutto da parte di chi dedica tempo e si sacrifica nello studio. Io credo che quindi sia importante riaprire e riprendere le abitudini di come questa, insomma, di riaprire quindi e di vivere dal vivo, non più in virtuale, situazioni, manifestazioni come questa. Concludo facendo e formulando gli auguri di un felice nuovo anno accademico alla scuola superiore, e nella con la speranza che questi studenti che si distinguono per questo elemento della curiosità ci faccia veramente guardare in avanti. Grazie ancora. Grazie. Il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi scuso subito col magnifico rettore, col direttore Policriti, perché oggi io proprio non ce la farò a non parlare da tifoso, perché la Supe, direttore, è un po' per noi la squadra del cuore, e siamo tifosi convinti perché oltretutto qui, in questo stadio, si formano i fuori classe del futuro. Qui si formano quelle figure professionali delle quali abbiamo bisogno a tutti i livelli, economici, culturali, sociali. E siamo talmente tifosi di voi che una delle cose che mi appassiona di più è tenere sempre sotto controllo quello che è lo schema di collocamento nel mondo dei ragazzi che escono da qui. E se per caso provate a parlare con questi ragazzi, hanno una capacità straordinaria di utilizzare nel loro intervento delle parole ricorrenti, che significa che sono parole che sono entrate a far parte della propria cultura e della propria mentalità, proprio grazie
all'esperienza che hanno maturato nella scuola superiore. E sono parole come comunità che abbiamo sentito ripetere più volte dall'assessore prima, contaminazione. E tutti noi sappiamo il bisogno che abbiamo di ricostruire le nostre comunità, di ritornare al valore delle comunità, al valore che avevano le comunità. E questo lo puoi fare con la sana contaminazione, che questi ragazzi ti dicono è una contaminazione a livello di percorso formativo, trasversalità. Le materie umanistiche non si scontrano e non si dividono dalle materie scientifiche, ma convergono per affrontare gli stessi fenomeni. E questo è un tema fondamentale se guardiamo a quella che è la sfida che ci aspetta. Io credo, Rettore, che una delle responsabilità che dobbiamo sentire è quella di dare definitivamente al via all'epoca dei progetti coraggiosi. Non basta più progetto, devi essere anche coraggioso. E lo devi essere in campo formativo, lo devi essere in campo industriale, lo devi essere nel campo della sanità, in tutti i campi. E questi progetti coraggiosi devono avere un unico fine, che è quello di aumentare l'attrattività dei nostri territori. E l'attrattività dei nostri territori deve essere misurata sulla capacità di attrarre capitale umano giovane. Il nostro Friuli è piccolo. Non possiamo dividerci di fronte a queste grandi sfide. E il capitale umano giovane è la vera sfida del futuro. Far diventare il Friuli Venezia Giulia come una tappa gradita al capitale giovanile, quella sarebbe la grande sfida. E abbiamo l'opportunità di farlo. Perché vedete, queste sono sfide alle quali siamo abituati. Però a differenza del passato, nel 2026, finito il piano, non sarà più come prima. Nel 2026 ci saranno vincitori e vinti. Nel 2026 ci sarà chi ha preso il treno e chi l'ha perso. Soprattutto nel 2026 ci sarà chi ha avuto la capacità di dare uno sguardo strategico alle cose che andavano fatte e ci saranno quelli che non hanno avuto il coraggio di alzare lo sguardo. Questa è la sfida che ci deve guidare e aiutare nella formazione del nostro capitale giovanile. E allora io nel fare gli auguri di un buon anno accademico al magnifico rettore e al direttore, beh, direi che questa è la sede migliore dalla curva dei tifosi per dire in lingua madre dinsi di fa, ma intanto forza Uniud e forza Supe. Grazie. Ora l'assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen. Sempre delicata. Buongiorno a tutti e grazie. E credo di avere poche cose da aggiungere dopo gli interventi che hanno fatto l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, il presidente Morandini e il direttore di Ardis. Posso solo aggiungere che è esattamente come loro, esattamente come tutta l'amministrazione regionale che ora ho qui l'onore di rappresentare, siamo tutti un po' tifosi della Scuola Superiore dell'Università di Udine. Ringrazio il magnifico rettore per l'invito, il direttore per l'invito e ringrazio tutti voi per la presenza all'inaugurazione di un anno accademico di una scuola che la Regione Friuli Venezia Giulia ha sostenuto in maniera più importante, in maniera molto importante sin dalla sua nascita, ma che devo dire è stata una delle prime visite del mio periodo assessorile di 4 anni fa ed è stato il momento in cui, conoscendo quello che qui, anzi apprendendo durante quella visita ciò che qui avveniva e ciò che qui si faceva, abbiamo insieme iniziato un percorso col quale abbiamo dato missioni diverse e ulteriori alla Scuola Superiore dell'Università di Udine, proprio per l'eccellenza, proprio per la capacità di attrarre, proprio per la capacità di orientare, di costruire, anche se non sembra il verbo corretto, quel capitale umano di cui parlava il presidente Morandini.
non ci siamo fermati ai contributi che venivano sempre dati, ma abbiamo pensato che era bisogno ampliare quelli che erano i progetti di didattica, di ricerca, di scambio, di potenziamento della didattica, di orientamento rispetto a percorsi di contaminazione tra le materie più scientifiche e le materie umanistiche, di chiedere alla Scuola Superiore dell'Università di Udine di accompagnarci nella formazione non solo dei ragazzi, ma anche dei docenti che sul nostro territorio devono formare questi ragazzi in un percorso che li porti a conoscere tutte quelle che sono le opportunità sia di orientamento sia di capacità di inserimento all'interno del nostro tessuto produttivo. Nel corso di una veloce frase prima con i media ho avuto modo di dire: stiamo cercando di tessere in maniera importante quelle che sono le connessioni che negli anni forse le università e il mondo scientifico non hanno tessuto con il settore economico e con tutti i tessuti produttivi. Stiamo cercando di farlo con gli studi superiori, stiamo cercando di farlo con le università, con l'alta formazione, ma lo cerchiamo di fare anche con chi non sceglie un percorso universitario e chi magari ha, come diceva Don Bosco, l'intelligenza nelle mani e sceglie percorsi professionali. Rispetto a questo devo dire che c'è un altro e un unico concetto che mi sento qui di esprimere nel ringraziare ciò che la Scuola Superiore dell'Università di Udine fa da molti anni. Per quell'integrazione tra didattica e ricerca, quella capacità di mettere insieme le esperienze di vita e di relazione, oltre al percorso universitario, sono fondamentali e fondanti, esattamente come quella contaminazione tra i saperi di cui tutti parlano adesso, ma che per anni è stata un po' dimenticata rispetto a quella che era un percorso di altissima specializzazione che invece è sempre stato l'obiettivo rispetto al quale le università si sono formate. La contaminazione tra i saperi è quella che credo serva ad affrontare le sfide di questi tempi. Non farò l'esempio del Covid, sarebbe banale, sarebbe banalissimo, ma credo che la contaminazione tra i saperi è la risposta umana all'intelligenza artificiale. Può sembrare una frase buttata lì, in realtà è frutto di tutta una serie di studi, di verifiche e di capacità di comprendere che proprio la trasversalità del pensiero umano è l'unica cosa che non potrà mai essere sostituita da una macchina e dall'intelligenza artificiale. Il capitale umano, che è quello sul quale stiamo cercando e stiamo investendo in maniera importante, è fondamentalmente la missione di educazione e di civiltà, di cui leggevo in una frase attaccata al muro qui dietro. È qualche cosa che continuiamo rispetto a un tema che ovviamente è anche di questi giorni ed è di questi due anni: la contaminazione tra i saperi devono essere costruite in tempi di pace e di serenità, perché quando poi arriva la guerra, la velocità con la quale tutto succede è talmente rapida che non ci consente di comprenderne la velocità. E questo è un insegnamento che ci portiamo dietro da questi due anni, e questo è un insegnamento che ci è arrivato in questi due anni, in cui il percorso di velocizzazione del mondo e di velocizzazione del pensiero al quale eravamo abituati ha fatto uno di quelli che molto spesso vengono considerati dei salti nella storia. La Scuola Superiore supera in questo il mondo accademico, che, come dicevo, premia la specializzazione. E un ultimo appello: la cultura è l'unico, credo, è importantissimo sistema competitivo
inclusivo e di consapevolezza che è il sistema Italia A e sul quale dobbiamo continuare ad investire. La Scuola Superiore dell'Università di Udine su questo investe e per questo l'amministrazione regionale sarà sempre dalla sua parte. Grazie. Grazie. Ora alle relazioni. Il direttore della Scuola Superiore, il professor Alberto Policriti. Magnifico rettore, autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori. Oggi inauguriamo le attività dell'anno accademico 2021-2022 e consegniamo i diplomi agli allievi che hanno terminato il loro percorso presso la Scuola Superiore dell'Università di Udine negli anni 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Non abbiamo potuto farlo prima a causa della pandemia e lo facciamo adesso nonostante la guerra. Continuare comunque a fare il proprio lavoro è una speranza di pace. Ringrazio davvero tutti per la partecipazione a questa nostra semplice ma per noi importante cerimonia. Per la nostra comunità questo è un passaggio importante. Passaggio che, tra l'altro, celebriamo mentre siamo al centro di un processo di accreditamento che ha luogo a livello nazionale e formalmente va sotto il nome di verifica dei requisiti di qualità dell'offerta formativa delle scuole superiori di Ateneo. La nostra è appunto una scuola superiore interna al nostro Ateneo. Il suo scopo, leggo dall'articolo 1 del nostro regolamento, è quello di creare una comunità di allievi e di docenti uniti in un progetto di formazione di eccellenza e di approfondimento scientifico in un quadro interdisciplinare. La Superiore è stata istituita ad Udine nel 1993, con l'inserimento nello statuto del nostro Ateneo, ed il processo di accreditamento, cui facevo riferimento poc'anzi, è volto a riconoscere al diploma di licenza, quello che oggi consegniamo ai nostri allievi, il valore di master di secondo livello. Questo riconoscimento, anche formale, del percorso che le attualmente 10 scuole superiori di Ateneo sul territorio nazionale offrono all'interno dell'istituzione universitaria che le ospita, è significativo ed è anche importante. Il percorso che noi offriamo si affianca al normale percorso di studi che gli allievi che vengono ammessi hanno scelto. Nei loro confronti ha l'obiettivo di ampliare e completare l'esperienza formativa, ma non secondariamente, nei confronti del corpo docente ha l'obiettivo di stimolare e migliorare con proposte originali e innovative l'offerta didattica del nostro Ateneo. Eccellenza, nelle parole di Salvatore Settis, ex rettore della Scuola Normale di Pisa, vuol dire essenzialmente che il risultato che noi miriamo a produrre nei nostri allievi prescinde dalla condizione sociale e culturale di origine. Li scegliamo per concorso all'uscita dal liceo, non sulla base della provenienza sociale né del risultato scolastico, ma del loro merito e delle loro potenzialità. Puntiamo tutto su giovani talenti, ragazzi molto motivati, pieni di curiosità intellettuale e di voglia di lavorare. E per loro e con loro che cerchiamo di costruire un percorso attraverso il quale possano venire fuori persone speciali per il futuro del nostro Paese. Gli allievi entrano quindi per concorso, vengono messi nelle migliori condizioni possibili per raggiungere il massimo dei risultati nel loro percorso di studi. E in cambio viene chiesto loro di aggiungere ai corsi lavoro e al loro curriculum ulteriori approfondimenti, mantenere una media molto alta, concludere in tempi brevi tutti gli esami, conoscere 2 lingue straniere. Il tema dell'eccellenza e di come si possa declinare oggi, del ruolo di una definizione chiara di questo termine, che una definizione chiara di questo termine può avere anche nella valutazione della didattica a livello universitario del nostro Paese, è un tema estremamente delicato ed importante. L'apertura ad una sempre più ampia popolazione studentesca ed il conseguente ed auspicabile aumento del livello medio di scolarizzazione avanzata sono cruciali per lo sviluppo ed il mantenimento degli alti standard cui vogliamo indubbiamente puntare. D'altra parte però l'alto livello in uscita di un percorso di studi dipende sia dal livello in entrata che dalla incessante e organizzata ricerca dei giusti stimoli per continuare a migliorarsi.
Questi stimoli sono frutto di un continuo confronto con chi è più bravo di te, con chi affronta i problemi in maniera diversa da come sei abituato a fare. In questo senso, i corsi di dottorato, il contatto con il mondo produttivo, ma anche l'interdisciplinarità e l'apertura verso nuove esperienze anche all'estero. Ricordo che il progetto Erasmus quest'anno compie 53 anni ed è considerato uno dei migliori e più tangibili risultati dell'Unione Europea. Dicevo, questi elementi sono la chiave per rimanere sugli alti livelli che abbiamo raggiunto. I nostri allievi non terminano la loro preparazione con il diploma che oggi consegniamo loro, ma in larga parte si iscrivono al dottorato di ricerca. Le statistiche ci dicono inoltre che circa la metà di essi svolgerà attività postdottorali all'estero. Esperienza molto formativa, ma dalla quale dobbiamo tutti adoperarci per dar loro la possibilità di rientrare. Questi dati e molti altri li abbiamo dall'Associazione Alumni della Scuola Superiore, che ringrazio. E mi fa molto piacere condividerli con chi ci ha aiutato e continua ad aiutarci a mantenere alti i nostri standard. Mi riferisco alla Fondazione Friuli, con cui condividiamo tutte le nostre attività sotto forma di progetti condivisi. All'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, all'Assessorato Regionale, che con il dottor Olla e con l'assessore Rosolen ci conoscono e ci sostengono sia operativamente che progettualmente. E mi riferisco ai miei colleghi, che insegnano alla superiore, fanno da tutore ai nostri allievi o collaborano con il polo dei Lincei, alla segreteria della superiore che risolve problemi di ogni tipo, alla vice direttrice Laura Montanari e a tutte le strutture interne ed esterne al nostro Ateneo che ci hanno aiutato a crescere in questi anni. Speriamo che questi nostri punti di riferimento continuino a lavorare con noi sino al termine di un percorso di accreditamento che veda le scuole superiori di Ateneo riconosciute anche a livello nazionale. Un grazie infinite, infine, alla Presidente Ravaglia del Collegio del Mondo Unito, che abbiamo gradita ospite qui da noi oggi, soprattutto in ragione della reale vicinanza di obiettivi delle nostre istituzioni. L'entusiasmo, l'apertura internazionale, l'aria che abbiamo respirato durante la visita a Duino prima della pandemia con il Rettore Pinton e il Delegato Alberti è stato per me un bel ricordo durante tutto il periodo in cui abbiamo dovuto rimanere chiusi. Spero che si possa riprendere il filo di quel discorso e auguro alla Superiore e a tutti noi un proficuo, sereno e soprattutto pacifico anno accademico 2021-2022. Grazie. Grazie. Il coordinatore del polo I Lincei per la scuola di Udine è professor Andrea Tabarroni. Buongiorno a tutte e a tutti. Permettetemi di ricordare che oggi cade anche, tra le altre ricorrenze, la giornata mondiale UNESCO per la poesia e quindi volevo premettere alla mia restituzione delle attività del Polo questi versi. Oltre le barriere della terra si estende lo spazio, questa immensità in cui ogni mente si muove, si smarrisce, ritrova se stessa, vuole comprendere, si perde di nuovo. Non troverete confini né sopra né sotto, né a destra né a sinistra, né da una parte né dall'altra. C'è soltanto questa profondità luminosa. Non troverete confini, la natura stessa delle cose lo impedisce. È Lucrezio nel De Rerum Natura, nella traduzione di Milo De Angelis. Dopo l'inaugurazione avvenuta online a causa dell'evento pandemico il 12 maggio scorso, le attività del Polo Udinese del Programma Nazionale Lincei per la Scuola si sono avviate nel passato semestre con i corsi per insegnanti delle scuole superiori dedicati a cultura digitale e a italiano, mentre stanno per partire quelli di matematica e di filosofia, cui farà seguito quello dedicato alle scienze. La formula utilizzata prevede di offrire un percorso di complessive 25 ore, coordinato da un docente dell'Ateneo e affidato agli interventi di 5 professori universitari, anche esterni all'Ateneo, cui si aggiungono 5 laboratori didattici guidati da un tutor docente che insegna nelle scuole della Regione.
Finora sono stati selezionati 4 tutor per ciascuno dei corsi attivati o imminenti, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, che partecipa a questa iniziativa in convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato all'istruzione, con il Polo Lincei di Trieste e con noi. Il riscontro sin qui è stato decisamente positivo, con oltre un centinaio di iscritti a ciascuno dei 2 corsi attivati, iscritti che provengono da tutto il territorio nazionale e che hanno mostrato un indice di gradimento particolarmente elevato. Ne siamo soddisfatti e siamo lieti che attraverso questa attività il nome dell'Università di Udine e quello della Scuola Superiore sia stato diffuso e fatto apprezzare all'interno del mondo della scuola a livello nazionale. Tuttavia, da questa prima esperienza, fortemente condizionata come ogni altra attività dall'emergenza sanitaria, abbiamo potuto trarre sinora un importante elemento di conferma dell'impegno e della motivazione principale che ci ha spinto nel 2019, sotto il mandato del Rettore De Toni, ad aderire al progetto della Fondazione I Lincei per la Scuola, appositamente costituita nel 2015 dall'Accademia dei Lincei, per rilanciare a livello nazionale il sostegno culturale e scientifico al mondo della scuola. L'impegno contratto 3 anni fa era quello di perseguire il miglioramento e l'innovazione in campo didattico, mettendo a frutto l'esperienza della scuola superiore, per sua natura dedicata a una formazione di eccellenza di carattere multidisciplinare, in modo da contribuire a diffondere un metodo basato più sulla sperimentazione in classe che sul nozionismo e ad elaborare programmi, progetti e iniziative di approfondimento e di diffusione della cultura scientifica e umanistica nel mondo scolastico. Oltre che il pieno sostegno dell'Ateneo, oggi rappresentato dal Rettore Pinton e dalla Fondazione Friuli, questo impegno ha trovato valido e concreto appoggio da parte dell'amministrazione regionale e in particolare dell'assessore Alessia Rosolen, che ci ha assegnato un'ulteriore missione cui teniamo in modo particolare, quella di curare specialmente la formazione e di incentivare la partecipazione degli insegnanti che operano nelle zone più periferiche della regione e incontrano per questo maggiori difficoltà di inserimento negli scambi e nelle relazioni tra il mondo accademico e la scuola. Proprio questo è il punto nodale, proprio questo si prefigge l'Accademia dei Lincei e attraverso l'adesione al suo programma l'Ateneo di Udine insieme con l'amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'obiettivo principale è quello di rinsaldare e insieme di rinnovare il circuito formativo fondamentale fatto di scambi di conoscenze e di esperienze, ma anche di incontri, di scambi informali, di condivisioni e di confronti tra la scuola e l'università. Su questo circuito si è sempre fondata la costruzione del sistema formativo nazionale, ma negli ultimi decenni processi economici, politici e culturali alquanto complessi hanno trasformato insieme con la società del nostro paese anche il rapporto tra il mondo della scuola e quello dell'università. Le trasformazioni hanno riguardato il numero degli attori coinvolti, molto cresciuti tra studenti e docenti in tutti i livelli formativi, ma hanno coinvolto anche i processi di gestione con l'avvento dell'autonomia che ha comportato la formalizzazione delle procedure e quindi l'aumento del carico burocratico. Inoltre, e in modo particolarmente accentuato a causa dell'emergenza pandemica, le attività formative sono state poste dinanzi a una forzata transizione tecnologica, a un vero e proprio salto nel digitale, con effetti di forte accelerazione di processi che erano ancora largamente in fase di sperimentazione. Si è aggiunta infine, nel caso dell'università, la richiesta sempre più pressante da parte della società di svolgere, attraverso la ricerca dell'innovazione scientifica e tecnologica, un ruolo attivo primario nei confronti dello sviluppo economico. Questo scenario in rapida e a tratti convulsa trasformazione ha comportato, tra l'altro, anche l'allentarsi del tradizionale legame tra scuola e università in campo formativo. E questo è da considerare senza dubbio come un effetto perverso, a cui occorre cercare di porre rimedio.
Il polo di Udine dei Lincei per la scuola si propone proprio di cominciare dal territorio regionale a ridefinire una trama di rapporti tra scuola e università, in primo luogo nei vari ambiti disciplinari, vale a dire in riferimento alle materie comunemente insegnate, seppure a livelli diversi, a scuola e all'università, perché esse costituiscono il naturale luogo di incontro per i docenti a qualsiasi istituzione appartengano. Ma il luogo di incontro non può essere, a meno a medio termine, soltanto un'espressione metaforica o una situazione virtuale. C'è bisogno, per rifondare il rapporto tra scuola e università, anche di stabilire un luogo di incontro reale e fisico in cui ci si possa vedere, parlare e ascoltare senza mediazioni digitali, per quanto utili esse possano essere nella loro funzione di moltiplicatori dei canali formativi. Per questo abbiamo pensato di collocare il polo udinese in un luogo speciale, con una storia formativa più che secolare alle spalle, come questo Palazzo Garzolini, che ha a lungo ospitato il benemerito istituto Topo Wasserman. Per questo abbiamo deciso di farlo nascere dentro una scuola che è al contempo parte di un'università, la Scuola Superiore dell'Università di Udine. Grazie. Grazie. Ora il rappresentante degli allievi della Scuola Superiore, Alessandro Pecile. Magnifico rettore, direttore della scuola, autorità, membri della comunità accademica, allieve e allievi, signore e signori, confesso che poter parlare di fronte a tutti voi, dopo interminabili periodi di schermi e riunioni online, è un'emozione forte. L'esperienza della pandemia ci ha insegnato e continua a insegnarci che poter stare assieme, guardandosi negli occhi, non è scontato. Per mesi ognuno di noi è stato costretto a misurarsi con le proprie mura, senza poterle quasi mai abbandonare. In questo contesto, anche il nostro mondo dorato della scuola superiore è stato messo a repentaglio. Vedere la comunità di cui facevamo parte disgregarsi a marzo 2020 ci ha fatto realizzare la centralità di questo concetto, che risulta tra i valori fondanti non solo del progetto di cui facciamo parte, ma dell'intera università. Ci siamo accorti che restare in piedi da soli può essere complesso e abbiamo compreso l'importanza della condivisione, del sostegno reciproco, per non essere automi portatori di un sapere sterile, ma persone legate dall'amore per la cultura e dalle relazioni create giorno dopo giorno. Pertanto, poter tornare entro queste mura a settembre 2020, dopo il primo lockdown, è stato non soltanto un passo verso la normalità, bensì un promemoria che ci ha ricordato l'importanza dell'ambiente in cui viviamo e la precarietà dello stesso, che forse credevamo impensabile. Questo ritorno è stato senza dubbio un momento complesso, tanto per l'università quanto per noi allievi. Ricordiamo per esempio le difficoltà relative alla creazione di adeguati protocolli di prevenzione o alla gestione delle possibili positività che ci sono state in quei mesi. Nonostante questo, vogliamo rimarcare l'importanza che la riapertura della scuola ha avuto come passo verso un ritorno alla normalità, se mai sarà possibile, e verso un ritorno alla vita dopo il primo periodo di quarantena nazionale. L'impatto su ognuno di noi è stato pesante. In tutto il mondo le conseguenze psicologiche della pandemia sono state evidenti. Noi non siamo stati esentati. Per molti è stato un periodo in cui mettere da parte qualsiasi fonte di stress per tentare di non cedere alla disperazione di fronte a lutti improvvisi, a ansie per amici o parenti fragili. Sentiamo di dover riconoscere alla scuola la capacità di aver accolto le necessità degli allievi più fragili e di aver dato loro il tempo necessario per rimettersi in sesto, non appellandosi a una sterile retorica dell'eccellenza, ma guardando ai singoli, come individui e come persone. Ciò non è stato valido, sfortunatamente, per tutto il panorama nazionale. Ci colleghiamo al conosciuto discorso delle tre studentesse della Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha ottenuto visibilità perché ha portato alla luce dinamiche da sempre presenti
ma a cui raramente si è dato voce così esplicitamente. Esprimendo la nostra solidarietà, ci auguriamo che l'esperienza della pandemia, in cui tutti sono stati messi in ginocchio, sia un monito che sottolinea l'umanità di ognuno di noi di fronte alle difficoltà. Essere studenti oggi non può significare diventare un mero contenitore nozionistico. Ancor più nel nostro ambiente, avvertiamo la responsabilità di trasmettere, assieme al nostro bagaglio culturale di valori e idee, anche un messaggio affinché lo studio non sia fine a se stesso e vuoto. Questo compito prescinde dall'avere un curriculum scolastico immacolato e, senza negare l'importanza di un impegno costante nel percorso, pensiamo che l'obiettivo delle scuole di eccellenza sia molto più ampio che quello, concedetemi l'esagerazione, di creare macchine da 30 elode. Proprio perché noi allievi siamo fermamente convinti che l'importanza del sapere della cultura stia nella sua condivisione, vogliamo dedicare un piccolo spazio in questo intervento ad alcuni eventi che stiamo organizzando con il sostegno della scuola e che, secondo noi, incarnano questo paradigma. Il primo è il progetto SEE, acronimo per Scientific Exchange Event, in programma per questa primavera. Questo consiste in un evento di confronto tra studenti appartenenti a corsi di laurea scientifici che hanno trascorso parte del proprio percorso accademico in alcune realtà internazionali di alto profilo, come l'Università di Cambridge, il Politecnico di Zurigo o la Normale di Parigi. Il secondo è la Rete di Idee, in programma per ottobre. Un appuntamento dalla tradizione consolidata, in cui allievi di differenti scuole d'eccellenza italiane, come la già citata Normale di Pisa o la Scuola Galileiana di Padova, si ritrovano per presentare dei lavori originali senza alcuna restrizione di carattere tematico. Entrambi questi eventi erano in programma per il 2020, ma la pandemia ci ha costretti a rimandarli. Vogliamo ora che questi appuntamenti siano testimoni del desiderio che noi allievi abbiamo di confrontarci con diverse realtà, sia nazionali che internazionali, e che siano i primi di una lunga serie di appuntamenti di grande spessore che coinvolgano la scuola superiore e di cui l'inaugurazione dell'anno accademico oggi sia il numero zero. L'aver citato molte realtà fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia non deve però far pensare che la scuola non sia una realtà legata al territorio in cui si trova. Questo legame è anzi saldo e passa sia attraverso l'istituzione, che ha la propria sede nel palazzo che ospitava il vecchio istituto di Topo Wasserman, sia attraverso gli allievi, che durante il proprio percorso accademico sono coinvolti, per esempio in tirocini in diversi centri di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, e che terminati gli studi mantengono un forte legame, anche affettivo, con la città di Udine. Gli anni della pandemia hanno cambiato la grammatica della nostra società, hanno posto nuove sfide, hanno accelerato cambiamenti già in corso e ne hanno iniziati di nuovi, hanno messo in difficoltà istituzioni secolari, tra cui la stessa università. L'Università di Udine e la Scuola Superiore danno a noi allievi gli strumenti necessari per comprendere e gestire la complessità del domani. Di questo sono testimonianza i percorsi degli ex allievi, che si sono già laureati, alcuni dei quali proprio oggi riceveranno il diploma di licenza. Al contempo, noi allievi ed ex allievi, ci auguriamo fortemente che l'Università possa mantenere la propria centralità di fronte a tutti i mutamenti che ci aspettano nei prossimi anni, ribadendo per l'appunto l'importanza della cultura come valore fondamentale per la crescita umana, sia a livello individuale sia collettivo. Fiduciosi nelle prospettive future, ci congratuliamo con gli ex allievi, i quali, coronando il proprio percorso in questa giornata, si pongono per noi come esempi, nonché come amici. Ringraziamo di cuore chiunque si sia adoperato per rendere possibile questa cerimonia, in particolare il magnifico rettore e il direttore della scuola. Ringraziamo coloro che sono intervenuti o che devono ancora intervenire: l'assessore Rosolen, l'assessore Marioni, il direttore dell'Ardi Solla, il presidente della Fondazione Friuli Morandini, il presidente dell'Associazione Alunni Alzetta e l'ex direttore, il professor Tabarroni. Ringraziamo la Presidente del Collegio del Mondo Unito, l'Ambasciatrice Ravaglia, per essere qui presente oggi. Un sentito grazie anche a chi ha lavorato e lavora ogni giorno per la scuola, la nostra seconda casa. Tra questi in particolare alla signora Francesca Rinaldis, che dopo anni di servizio è andata in pensione.
Auguriamo un buon lavoro alla signora Cristiana Martino, la nuova responsabile amministrativa della scuola. Ringraziamo poi il signor Tindaro Marullo per tutte le innumerevoli volte in cui si è speso per noi allievi. Ai nostri primi tifosi, noi allievi vogliamo dire che confidiamo di poter restituire un giorno tutto ciò che è stato seminato per noi. Grazie. Grazie. Ora il presidente dell'Associazione Alumni della Scuola Superiore, Giacomo Alzetta. Buongiorno a tutti. Ringrazio il direttore e il rettore per avermi invitato in questa occasione e faccio subito le congratulazioni ai diplomandi e gli porgo i migliori auguri per la loro futura carriera accademica o lavorativa che sia. E sono qui per portarvi una brevissima testimonianza come ex studente della scuola e come presidente dell'Associazione Alumni. E vi porto, diciamo, quella che è l'esperienza di noi che abbiamo fatto questa scuola e posso confermare tutte le parole che sono state dette dagli interlocutori precedenti. E in particolare vorrei partire da una parola che ha citato Policriti, che è nel primo articolo del regolamento, che è la parola comunità, perché la scuola superiore non è una borsa di studio, non è solamente un'opportunità di studiare di più, ma è una comunità, è un collegio, e questo è un aspetto fondamentale sia per chi sta dentro, per l'esperienza che fa, e sia perché è quello che permette di collegare poi tutti questi studenti che provengono da tutta Italia, da ceti sociali diversi e che studiano materie completamente diverse. E l'aspetto umano è quello che davvero lega tutto. E su questo punto vorrei anche ricordare un secondo una persona, che è Lucia Ferigutti, che è stata studente e poi è tragicamente scomparsa, ma che ha unito davvero tutti gli studenti della scuola per le attività che ha iniziato e per la sua vitalità che è rimasta e ha dato davvero una coesione a tutti gli studenti e che credo continui anche adesso a diversi anni dalla sua scomparsa. Io credo davvero che l'opportunità che dà la scuola sia unica e incredibile, e spero che anche gli allievi che appunto la seguono adesso, che vogliono intraprenderla, la colgano nel migliore dei modi, anche diciamo avendo sentito le testimonianze di tutti noi. E volevo anche mostrarvi come ulteriore diciamo segno molto più terra-terra di cosa fanno poi gli studenti, alcuni dati che il mio predecessore Paolo Gidoni ha raccolto ai 10 anni, diciamo, dai primi diplomati. Vediamo se funziona. E, in particolare volevo darvi un'idea di che cosa fanno e dove si trovano poi chi fa la scuola. Per cui la maggior parte degli studenti dei diplomati della scuola superiore ha ormai trovato un lavoro. Un buon terzo continua a seguire un percorso di formazione. Tipicamente, come aveva già citato Policriti, chi fa la scuola superiore, chi si diploma, decide poi di proseguire un percorso di formazione lunga con il dottorato o le scuole di specializzazione. E questo credo che sia anche un segnale di diciamo, riuscita dei valori della scuola, che cercano di stimolare la curiosità, e questa poi si traduce con diciamo, un'attività degli allievi che vuole proseguire non solo a livello di laurea, ma proseguire anche nel mondo del dottorato e poi della ricerca. C'è anche una grande parte degli studenti che lavorano e questi sono molti vari, si dividono sia nell'ambito pubblico che privato e in settori che varia, spaziano su tutti i possibili settori, dai servizi all'industria,
all'università ricerca, alla scuola primaria e secondaria e alla sanità. Quindi gli studenti della scuola di fatto entrano a far parte di tutti i tessuti professionali poi al di fuori dell'università, e questo credo che sia un fatto importante, perché vuol dire che abbiamo la possibilità anche di stimolare, di contribuire allo sviluppo di tutti i settori, non solo di certi settori specifici. Come avevano già detto il direttore, gli studenti che hanno fatto la scuola superiore per quasi al 40%, quindi per quasi la metà, proseguono poi la loro carriera all'estero. E questa è, diciamo, un'arma a doppio taglio, nel senso che forse dimostra che in Italia non riusciamo a offrire tutte le opportunità necessarie per gli studenti italiani, ma vuole anche dire che i nostri studenti hanno facilità a trovare all'estero, quindi sono anche riconosciuti. E ovviamente la distribuzione, diciamo, della località dipende molto dall'ambito, in particolare nell'ambito scientifico si tende molto di più ad andare all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea. E voglio anche dire che ci sono anche diplomati che sono andati all'estero, sono all'estero per fare il dottorato, ma che tornano in Italia o vogliono tornare. Quindi non il fatto che il 40% sia all'estero non vuol dire che il 40% rimarrà, ma la maggior parte ha il desiderio poi di rientrare e lavorare e fare ricerca, oppure appunto lavorare qua in Italia. E la quasi totalità degli studenti che ha fatto la scuola superiore, una volta che, diciamo, trova un'occupazione, ritiene che questa sia corrispondente a quello che ha fatto, a quello che è stato il suo percorso. E anche questo è un fatto importante, perché potrebbe essere un percorso che non trova sbocco, invece lo sbocco c'è ed è una cosa che diciamo, è associata a quello che effettivamente si studia. E infine volevo concludere dicendo che la stragrande maggioranza delle persone che hanno fatto la superiore è molto soddisfatto di aver fatto questo percorso, nonostante l'impegno che bisogna mantenere per riuscire, diciamo, a conseguire il diploma dopo la scuola. È una cosa che davvero si è contenti di aver fatto e non si rimpiange, ecco. Voglio giusto ripetere i miei migliori auguri per i diplomandi e per gli allievi della scuola, e ringrazio di nuovo il direttore e tutti voi presenti. Grazie. L'intervento della Presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, l'ambasciatrice Cristina Ravaglia. Di sistemarci. Premetto gli auguri al professor Tabarroni, perché i compleanni sono molto importanti e io sono una fan della celebrazione dei compleanni. Detto questo, ringrazio di cuore l'Università di Udine, il magnifico rettore, il professor Roberto Pintone, il direttore della Scuola Superiore, il professor Policriti, per questo invito alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 21-22 della Scuola Superiore dell'Università. È un invito che onora e inorgoglisce il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e me personalmente, e mi ha fatto naturalmente meditare sui punti di contatto tra la scuola ed il Collegio, e mi ha fatto anche ripensare al fatto che il Collegio e l'Università di Udine sono coevi, siamo nati insieme, e siamo nati insieme nel 1978 per una decisione dello Stato italiano che, dopo il terremoto, volle, con una visione strategica straordinaria, secondo me, si è parlato prima di visioni strategiche, ecco, quella fu una scelta strategica meravigliosa, volle creare istituzioni scientifiche nella regione, perché voleva puntare sull'istruzione e sull'apertura internazionale
della Regione Friuli Venezia Giulia come strumenti di riscossa, direi, e di crescita. C'è riuscita, credo. I risultati li vediamo, sono speciali, secondo me. Pensando alla scuola superiore e al collegio, i punti di contatto sono tanti, li abbiamo sentiti. La curiosità che è richiesta ai nostri potenziali studenti per diventare tali e che va ben al di là del semplice merito o dei bei voti a scuola. Il legame fortissimo col territorio, che nel caso del collegio credo sia già fortissimo, ma debba essere ulteriormente rafforzato. L'entusiasmo, ne ha parlato il professor Policriti prima, che ci accomuna, l'entusiasmo dei nostri studenti, ma anche di chi lavora nelle due istituzioni, il coraggio di fare delle scelte audaci a volte, innovative, che è molto importante, e poi il fatto che entrambe le istituzioni danno molto spazio alla progettualità dei propri studenti. Da noi, ma anche alla scuola, ho sentito e so, viviamo di progetti, di proposte dei nostri studenti, che poi naturalmente devono essere guidati, i nostri poi sono giovani, sono tardo adolescenti, devono essere pilotate, ma sono progetti autogestiti per la maggior parte e sacri nella loro autogestione, devo dire. Io a volte mi sorprendo, mi scopro a dire ma potremmo fare, ah no, non si può, è un'idea degli studenti, ok, vabbè, obbedisco. E poi ci sono due punti molto importanti, secondo me, ulteriori, che ci accomunano. Il primo è il binomio opportunità-responsabilità, che sono facce della stessa medaglia, secondo me, come i diritti lo sono dei doveri. Ai nostri studenti viene data una grande opportunità, l'opportunità di vivere una fase importantissima della vita, una fase di crescita, un'occasione di studio che è un privilegio, ricordiamoci, ed che è strettamente connessa al merito e alle responsabilità che dalla stessa opportunità derivano. E questo mi ha fatto ricordare una frase che mi ha molto colpito nel discorso al Parlamento fatto dal Presidente della Repubblica il 3 febbraio scorso, il giorno del suo giuramento. Occorre che tutti i giovani in primo luogo sentano su di loro la responsabilità di prendere il futuro sulle loro spalle. Dire questo in un'università che ha come motto Ixunt Futura è il posto giusto, credo. Ma la responsabilità di prendersi il futuro sulle spalle è condivisa, e qui andiamo, ci avviciniamo all'altro punto importantissimo, secondo me, di somiglianza e di vicinanza tra la scuola e il collegio, è condivisa tra i giovani che vivono in comunità di eccellenza, quali sono la scuola e il collegio, e gli adulti, noi adulti, che siamo responsabili della loro educazione. E devo dire la verità che per noi adulti è una responsabilità da far tremare i polsi, perché abbiamo in mano il futuro di giovani che ci sono temporaneamente affidati, tra virgolette. Da noi, lo sapete, ad Adriatic, gli studenti arrivano ancora adolescenti e arrivano dai mondi più disparati. Veramente sono mondi diversi, non luoghi, mondi diversi, nella fase, in una età, in cui si cercano con particolare urgenza la propria identità e i propri talenti e si cerca il proprio posto e la propria via nella vita. Il collegio li aiuta in questo, è loro vicino, cercando di esserlo però in maniera non invasiva, ce lo siamo detti prima, ma sostenendoli nella propria ricerca e questo è un elemento importantissimo, facendo loro condividere la quotidianità con altri giovani che sono coetanei e quindi simili, perché di fronte alle stesse problematiche esistenziali, ma diversissimi,
perché totalmente diversi sono i retroterra culturali, religiosi, sociali da cui provengono. Altro elemento di vicinanza. Così gli studenti imparano sul campo, tanto da farne un modo di essere, perché così diventa, ad accettare l'altro da sé e a conviverci pacificamente pur nella diversità. E al contempo, oltre a ricevere un'ottima e molto impegnativa istruzione, vengono, attraverso l'applicazione dei valori fondanti dell'assunzione di responsabilità, del rispetto per se stessi, per gli altri e per il mondo che ci circonda, del pensiero critico, dell'azione costruttiva e del valore dell'esempio, vengono educati a incidere in maniera positiva sul mondo. Questo cominciando dal mondo più vicino, attraverso le attività sociali che si svolgono fuori dal collegio, sul territorio e che sono parte integrante del curriculum di studi. Agli insegnanti, agli adulti e agli insegnanti in particolare, che sono il loro punto di riferimento negli anni del collegio, spetta il compito di dare l'esempio e di guidare i ragazzi nel cammino di crescita, condividendo con loro la quotidianità, non solo le ore di lezione quindi, ma anche quelle dello sport, dei progetti speciali, del servizio sociale. E arriviamo al secondo, ulteriore, grandissimo punto di contatto tra la scuola superiore e il collegio, il progetto condiviso. Il progetto condiviso tra studenti e adulti, tra giovani e adulti, tra studenti e insegnanti, con responsabilità condivise e speculari, perché è la condivisione del progetto, l'ho sentito spesso dire e mi fa piacere di sentirlo dire tanto, di averlo sentito, è la condivisione di un progetto che non è solo scientifico e culturale, ma è, secondo me, esistenziale soprattutto, tra giovani ed adulti, che caratterizza anche la scuola superiore, i cui allievi non sono più i nostri tardo adolescenti, ma ormai giovani adulti che hanno abbozzato l'individuazione dei propri talenti e della propria vocazione. Dico abbozzato perché in realtà non si finisce mai di trovare vie per crescere, per situarsi nel mondo. E ai quali, studenti della scuola, viene chiesto uno standard particolarmente elevato di studio e di comportamento, come ai nostri ragazzi, che studiano veramente tantissimi. Quindi è il progetto comune della scuola è quello di creare una comunità di allievi e di docenti uniti in questo impegno. In questo impegno che, appunto, è scientifico, interdisciplinare e che allarghi soprattutto, e le statistiche che abbiamo viste di recente ce lo confermano, la visione, la conoscenza e la visione del mondo. Mondo che purtroppo di recente è particolarmente tormentato e in un momento che richiede un esercizio approfondito della virtù della speranza. E a questo proposito mi piace citare una persona per cui ho avuto una grande ammirazione, che è Marino Golinelli. Marino Golinelli è stato un grande imprenditore farmaceutico, è stato un grande visionario filantropo, è stato un uomo di particolare attenzione alle nuove generazioni e di straordinaria visione. È scomparso pochi giorni fa a 101 anni. E nella sua ultimissima intervista Marino Golinelli, emiliano, che ha sempre creduto nei giovani e ribadito la responsabilità degli adulti nel prepararli alle sfide che li attendono in un futuro imprevedibile, mai come ora il futuro ci pare imprevedibile, ha invitato i giovani ad abbracciare la vita senza paure, vivendola in modo responsabile e con intelligenza, impegnandosi e dandosi da fare perché le cose avvengano con sapienza e nel rispetto degli altri. In francese si dice tout se tient, perché tornano le stesse parole: l'impegno, la responsabilità condivisa, la fattività costruttiva, il rispetto,
che sono poi secondo me le parole che contraddistinguono una vita non spesa in vano. E naturalmente e doverosamente la speranza, al di là della imprevedibilità del futuro che ci può spaventare e ci spaventa. Credo sia questo il messaggio con cui ci dobbiamo lasciare oggi, mentre i diplomati degli ultimi 3 anni della scuola superiore si accingono finalmente a ricevere i loro diplomi. Grazie per l'attenzione, dunque, un grande augurio agli studenti della scuola superiore, presenti e passati, e a tutti noi. Grazie. Grazie ambasciatrice. Ora il programma prevede la cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi che hanno concluso il loro percorso di studi negli anni accademici 2018-19, 2019-20, 2020-21. I diplomati sono 30, tutti con il 110 e lode. Prego il rettore e direttore, come stanno facendo, di recarsi davanti al palco. Alcuni dei diplomati, per motivi di studio o di lavoro, non sono potuti essere qua oggi, ma molti di loro ci seguono grazie alla diretta via YouTube. Elenco, faccio i nomi naturalmente dei diplomati. Per quanto riguarda l'anno accademico 2018-19, Simone Coccia, Matteo Comerio, Nicola Cotumaccio, Maria Elisabetta Giancane, Flavio Salizzoni, dell'anno accademico 2019-2020, Eleonora Bodocco, Marco Gambone, Lisa Martina, Arianna Mingone. E ancora, sempre per l'anno 2019-2020, Francesco Monisso, Luca Nesterenco e Nicolo Rossi. Poi Antonio Maria Scelzo. E mentre ora passiamo all'anno accademico 2020-2021, Alessandro Antoniazzi e Davide Sacchette. Ed ora la consegna della pergamena del diploma di licenza. Partiamo anche qua dall'anno accademico 2018-2019, classe umanistica, Maria Vittoria Curtolo. Prego. Grazie. Sempre per la classe umanistica, Elisabetta Ermacora. Classe umanistica ancora, Anita Merlini. Per la classe scientifico-economica, Andrea Rizzotti. Passiamo all'anno accademico 2019-2020, classe scientifico-economica, Paolo Arnaudo. Ora 3 diplomati della classe umanistica, Giovanni Battista Buzzi, Claudia Castelli, Alvise Renier. Per la classe scientifico-economica, Damiano Tosolini.
Ritorniamo alla classe umanistica, Giulia Vigna. Anno accademico 2020-2021, partiamo con la classe umanistica, Antonio Galetta. Sempre per la classe umanistica, Eric Girardo. Ora due diplomati della classe scientifico-economica, Diego Perissutti e Claudio Verardo. Infine, per la classe umanistica, Marta Zinutti. Bene, prima della fase finale della cerimonia, ridò la parola al magnifico rettore Roberto Pinton. Ah, secondo me sono stanchi. Comunque, grazie mille, avete visto... Bellissima cerimonia, abbiamo ripreso e quindi direi emozionante rivedere, poter stringere almeno il diploma con gli studenti, che ringrazio molto per essere stati vicino a noi in questo periodo anche di pandemia e averci portati fino a qua. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti perché con grande consapevolezza dell'importanza di questa iniziativa, competenza, e sono stati accorati gli interventi, sono addirittura appassionati e credo che sia risuonata varie volte, no? I termini condivisione, comunità. Ecco, quello che credo sia celebrato oggi è anche proprio la festa di una comunità. Io poi desidero ringraziare ovviamente tutta la comunità che forma, tutti coloro che formano questa comunità, che non è fatta solo di docenti e studenti. Alessandro Pecere mi ha preso un pochino il tempo, e chi ha reso possibile questo percorso e continua a renderlo possibile, tutto lo staff tecnico e amministrativo, e permettetemi appunto di aggiungere un pensiero, come dire, personale e riconoscente alla dottoressa Francesca Rinaldis, che insomma ha dato un contributo importante, ci lascia un'eredità di passione e di concretezza che non sarà, come avete sentito, dispersa, anzi ci darà ulteriore spinta anche per il prossimo futuro. Grazie agli studenti perché condivido, sono il nostro futuro. Noi non avremmo molto senso se non ci fossero loro, neanche come docenti. E costruiamolo assieme, Ixunt Futura. Adesso però la scena la lasciamo, credo, rubo il mestiere anche al presentatore, faccio un pochino di show anch'io, al coro e all'orchestra dell'università per l'inno di tutti gli Atenei, e speriamo che sia di un buon viatico anche per tutta l'umanità. Gaudeamus.